Ciao ragazzi, allora, adesso proviamo a fare una lezione in una modalità un po' diversa, no? Visto che appunto saremo tenuti a non essere in presenza, a non vederci per un po', proviamo a fare una lezione e proverò a spiegarvi quello che dovete fare attraverso questo breve video. Allora, l'attività che dobbiamo fare sarà un'attività che è collegata all'ultima cosa che abbiamo studiato, ovvero l'arte minoica e l'arte micenea. Soprattutto ci soffermiamo sull'arte minoica e abbiamo visto che una delle espressioni artistiche che usavano sull'isola di Creta è stata quella di realizzare dei vasi. Abbiamo visto vasi con tre stili, vi ricorderete quello di Camares, quello con le forme geometriche, lo stile naturalistico, quello per intenderci quella brocchetta con quel polpo molto naturalistico. E poi per finire lo stile di palazzo. A noi interesseranno, diciamo così, per l'attività proprio di disegno, i primi due stili, quello geometrico e quello lì naturalistico. Quindi questo che significa? Significa che ognuno di noi, voi, studierà, immaginerà, progetterà due tipi di vasi. Un vaso su cui andrà poi fatta una decorazione naturalistica e un vaso su cui andrà fatta una decorazione di tipo geometrico. Per fare questo sarà importante però, diciamo così, immaginare proprio di essere dei vasai e soprattutto cercare di capire che cos'è un vaso, a che serve, che funzione ha. Quindi un vaso ha uno scopo di contenere e deve poter essere sollevato, deve avere una resistenza, soprattutto deve essere in grado di stare in piedi, no? Quindi deve avere una base solida. Quindi, per intenderci, per definire un vaso, noi dobbiamo far sì che questo abbia una bocca, ovvero un'imboccatura per mettere le cose, il liquido, l'acqua, una base solida, quindi deve essere in grado di potersi mantenere, e eventualmente dei manici, non è obbligatorio perché ci sono anche dei vasi che i manici non li hanno. Poi, diciamo così, queste sono le caratteristiche quindi funzionali del vaso. Generalmente i vasi possono avere una forma simmetrica, quindi un po' come il nostro volto, no? Le due metà sono uguali, oppure possono avere una forma asimmetrica. Ecco, allora andiamo a vedere come realizzare un vaso. Intanto lavoriamo su un foglio schizzi e realizziamo delle forme base, come questa, no? In questo caso un rettangolo. Abbiamo parlato di vasi simmetrici e asimmetrici, vediamo come si realizza un vaso simmetrico. Quindi, abbiamo fatto la forma base, dopodiché facciamo una linea che lo divide a metà e abbiamo detto che questo vaso deve avere una imboccatura e una base. Ecco, la cosa importante da tenere conto è che facendo una forma base del genere, prendendo dei punti di riferimento, in questo caso io faccio due punti qui che corrispondono alla base e due punti che corrispondono all'imboccatura. Solo modificando queste posizioni qua possiamo realizzare un'infinità di vasi solo con questa forma base. Poi vedremo che di forme base ne possiamo fare tante. Dunque, io consiglio in questi casi nella forma base di individuare dei punti in cui il vaso tocca. Quindi in questo caso io faccio così e così. Quindi io so che questa è la base, questa è la bocca e questo qua è il punto in cui la curvatura toccherà. Quindi per intenderci, e poi a questo punto non devo fare altro che decidere che forma dare al vaso, per cui io qui so che tocca, questa qui è l'imboccatura, questo qui è un'altra volta il punto che tocca, poi faccio così e poi ad esempio questa potrebbe essere una curvatura che ci consente di fare, ecco, i manici. I manici devono essere molto solidi. Trattandosi di uno schizzo, non è importante che diamo al vaso una forma, diciamo così, anche della rotondità. Quello lo faremo quando facciamo il disegno. Per ora è importante fare lo schizzo. Quindi, ecco, questo qua è una possibilità. Ecco, io intanto per
guadagnare tempo, ne ho fatti altri, come vedete, sempre sfruttando questa tecnica del toccare dei vasi, vedete, con le forme più larghe, più corte. Qui vedete che non è per forza obbligatorio rimanere nella forma base. La forma base in questo caso è un triangolo, però io lo uso per inquadrare, dopodiché con i manici e con la bocca sono uscito fuori, perché vedete, questo qua è il vertice del triangolo. Sempre il discorso del toccare in quattro punti. Ecco, quello è fondamentale questa cosa di individuare bene i punti, perché spostando questi veramente se ne possono fare tantissimi di vasi. In questo caso, ad esempio, posso fare un manico un po' più particolare, con una forma un po' così. Ecco, ho fatto il vaso. Qui siamo col cerchio. Adesso cominciamo a vedere invece come fare i vasi asimmetrici. Per fare un vaso asimmetrico non occorre fare la linea in mezzo, perché non serve, perché è asimmetrico, appunto. Quindi, però è sempre importante individuare la base, e poi l'altra. La bocca dipenderà dalla forma che intendiamo dare al vaso. In questo caso facciamo un vaso un po' artistico, un po' creativo, no? Con una forma un po' particolare. Vedete che è asimmetrico. Queste sono tutte imboccature, diciamo che non è proprio una funzionalità, però insomma è molto artistico. Abbiamo detto sempre asimmetrico, sempre la base. Sembra quasi una brocca, no? Ecco, una cosa importante, non sbizzarriti per fare forme troppo complicate, perché il vaso deve essere credibile, cioè deve essere realizzabile. Quindi dovete immaginare come se poi un vasaio da questo schizzo possa fare il vaso. Quindi è importante questo, non fate forme troppo complicate. Vediamo ancora qualche forma asimmetrica. Questo invece facciamo un vaso che abbia una forma un po' più, che si sviluppa in larghezza. Vediamo un po' cosa può uscire fuori. Siamo sempre quelli asimmetrici. Importante è la base, perché il vaso deve poter rimanere in piedi, altrimenti casca. Io dico sempre che voi dovete immaginare il vaso di prenderlo per i manici e appoggiarlo su un piano e vedere se rimane. Se non casca a terra e sentite rumore, il vaso va bene, altrimenti non funziona. Ecco, un'altra cosa importante che volevo farvi vedere, una cosa che può succedere spesso, è questa, cioè che realizzate il vaso, in questo caso un vaso simmetrico. La base, insomma, tanto simmetrico non sembra, ma comunque vabbè. E mi capita spesso di vedere dei manici fatti così.
Provate a prendere questo vaso, si rompe perché non c'è l'attaccatura, il manico deve essere solido. Vedete, generalmente i vasi hanno nella parte dove si attacca si allargano e sono molto spessi perché devono poter sostenere il peso del vaso, per poter essere sollevato e posato. Quindi un manico fatto in questo modo non serve a niente. Ecco, come dicevo prima, quindi una volta fatti i vasi nelle forme simmetriche e asimmetriche, dobbiamo pensare a fare gli schizzi per poi studiare la decorazione. Come abbiamo detto, la decorazione deve essere una di tipo naturalistico, quindi con immagini che riguardano la natura, che quindi possono essere animali, frutta, piante, mare, insomma forme, alberi, tutto quello che ha a che fare con la natura. Oppure, prendendo come ispirazione i vasi dello stile di Camars, possono essere delle decorazioni di tipo geometrico. Quindi vale sempre il discorso di farle sul foglio schizzi, su una A4 schizzi, fate sempre tanti quadratini e poi dopo in ognuna di queste vi studiate una forma. Per ora appunto un piano, poi con l'idea che questa qui andrà realizzata su un vaso, in questo modo qui.